Bene, amici, benvenuti sul canale. Il naso un po' così, un po' incognato. Oggi parliamo di un argomento che a noi italiani sta proprio a cuore. Parliamo di pasta, parliamo anche di verdure, perché in questo video vedrete tre idee a base di verdure e pasta. Sono tutte idee molto semplici, sono tutte idee molto fresche, con frutta e verdura estiva. E niente, sono molto veloci, io partirei già, ecco, partiamo già. Ah, come ho detto su Instagram, queste tre idee possono essere servite anche tiepide e addirittura come insalata di pasta, se vi piace la pasta fredda. Prima idea consiste in uno spaghettone, perché ho scelto lo spaghettone perché amo lo spaghetto in generale, però qua volevo usare lo spaghettone con i pomodori gratinati. Bisogna cuocerli al forno questi. Lo so che il forno non è un amico dell'estate, però io un sacrificio lo farei. Qua abbiamo un sugo dove veramente la dolcezza del pomodoro si sente proprio, viene esaltato il sapore del pomodoro. Ho preso dei pomodori, ho scelto varie tipologie, ma perché così il sugo sarà ancora più buono. Questo è un consiglio che vi do. Li ho tagliati a metà con il coltello a sega in modo tale da non fare pressione, li ho messi in una teglia, ho aggiunto delle olive nere anche un po' spezzettate così, un po' di sale, un goccino di olio, un po' di pepe e poi il pangrattato e anche lo spicchio di aglio tritato, non dimentichiamocelo, che gli dà quel gusto in più. Ho cotto questi pomodori in forno a 180 gradi in modalità statica per circa un'ora. Una volta che sono cotti, li ho tolti dal forno, ovviamente li ho schiacciati con una forchetta in modo tale proprio da spappolarli un po', e ci ho condito gli spaghetti che ho cotto ovviamente in precedenza. Ho mescolato bene un goccino di olio a crudo, un po' di basilico spezzettato con le mani, e questa è una poesia. Questa è la prima poesia. Andiamo alla seconda poesia. La seconda poesia consiste invece in delle farfalle. Ho scelto questa tipologia di pasta, ma poi tranquilli, perché potete scegliere qualsiasi tipo che vi piace, pasta corta, pasta lunga, non fatevi problemi. E le ho condite con delle zucchine saltate. Questo qua è molto semplice come piatto e soprattutto molto delicato. Ho preso le zucchine che ho preferito grattugiare, perché così si amalgamano meglio alla pasta, no? Piuttosto che farle a rondelle. Ho preso uno spicchio di aglio, ho tolto prima l'anima, che così risulta più digeribile, l'ho tritato molto bene. L'ho fatto rosolare in una padella con l'olio, piano piano senza farlo bruciare. Ho aggiunto le zucchine, le ho fatte cuocere per circa 2-3 minuti, perché poi ridotte così, grattugiate, non è che devono cuocere per troppo tempo. Nel frattempo ho cotto le mie farfalle in acqua bollente salata. Quando risultano ancora abbastanza al dente, le faccio saltare con le zucchine, aggiungendo un po' di acqua di cottura in modo tale da creare questa cremina. Passata, quando insomma la pasta risulta cotta, nel frattempo le zucchine le avevo salate e ci avevo messo anche un po' di pepe. Dove siamo rimasti? Saltiamo, quando la pasta risulta cotta, sempre al dente comunque, goccino di olio a crudo, basilico, il formaggio grana. Mantechiamo bene, il formaggio grana gli darà una sferzata di sapore in più, impiattiamo e anche questa poesia è pronta. Siamo arrivati alla terza poesia. Qua ci spostiamo in Sicilia, andiamo di pesto alla trapanese con delle melanzane. Ho scelto dei fusilli, andiamo là, sono qua, fusilli, e vi spiego come ho fatto a farli. Allora, partiamo con una bella melanzana abbastanza grande, anzi bella grande. L'ho ridotta a cubetti e l'ho fatta saltare con un goccino di olio in una padella, prima a fiamma abbastanza sostenuta, ho messo il sale, poi ho abbassato in modo tale che si ammorbidisca, e ho coperto con il coperchio in modo tale che proprio si ammorbidisca molto bene. Quando risulta tenera, spegnete la fiamma. Volendo, la melanzana potreste anche friggerla se siete particolarmente goderecci, però io ho preferito in questo caso insomma stare un po' più leggero, anche perché abbiamo un pesto comunque dove c'è un po' di olio extravergine, insomma. Ho preso le mandorle con la buccia nel mio caso, ma volendo potreste usare anche quelle pelate. Le diamo una bella tritata, le facciamo tostare anche, perché così il sapore delle mandorle si sentirà di più. Quando poi le toccate in padella e vi scottate quasi, vorrà dire che sono pronte. Le mettiamo in una ciotola, aggiungiamo formaggio grana, basilico, olio extravergine e con una forchetta amalgamiamo questi ingredienti, aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà e poi gli diamo anche una tritata sul tagliere, così ci aiutiamo, li aggiungiamo nella ciotola,
pizzico di sale, pizzico di pepe e poi aggiungiamo anche un po' di ricotta per amalgamare ancora di più tutti gli ingredienti. Se volete un pesto più fine, potete fare questo passaggio direttamente nel frullatore, mettendo tutti gli ingredienti assieme. Teniamo da parte e poi basterà semplicemente cuocere la pasta. Quando sarà cotta, sempre al dente, la scoliamo, la mettiamo in una ciotola o in una padella, però sempre a fiamma spenta, perché essendo un pesto insomma non possiamo cuocerla. Aggiungiamo poi ovviamente il pesto, un po' di acqua di cottura per legare e creare, ammorbidire anche questo pesto, le melanzane ovviamente, e impiattiamo, e anche questa è fatta. Amici, il video è finito, spero che sia stato utile, spero che abbiate trovato insomma delle idee interessanti e spero anche che le proponiate, e se le proponete magari taggatemi su Instagram, che a me fa un sacco piacere vedere le vostre creazioni. Noi ci vediamo anche su altri profili, appunto Instagram, Facebook e anche TikTok, insomma, per fare tutte le mie stupidate che mi piace sempre fare. Qua vi lascio altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi magari anche al canale, trovate il tasto qua o anche qua sotto, e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua trovate il link per andare direttamente sul blog e vedere le ricette scritte. Ci vediamo lunedì ore 15 con un nuovo video.